L'oggetto che vi presentiamo in questo video è un po' diverso dai soliti. È un'urna cineraria che ha la triste funzione di accogliere le ceneri del giovane Dain, innamorato del volo, del mare e delle onde, che usava cavalcare con il suo surfboard. Simbolicamente Antonio ha voluto richiamare questa sua passione, collocando quattro surfboard nell'anello centrale, che si alternano a quattro immagini stilizzate della Fenice, il mitico uccello che risorge dopo la morte, a simboleggiare il ricordo di Dain, vivo nel cuore di parenti e amici. Seguiamo le fasi della realizzazione partendo da uno schizzo con 14 anelli. Iniziamo a costruire il Phoenix con legno di box e mogano. Contemporaneamente prepariamo il legno per fare il surfboard. Dopo una passata alla calibratrice, alla nastro tagliamo striscine di 3 mm di spessore per il Phoenix. Abbiamo ottenuto il disegno e passiamo alla fase di incollaggio. Un disegno ci serve da guida per controllare la lunghezza dei segmenti. Da un pezzo di frassino Vic Ash ricaviamo i quadrelli necessari e quindi procediamo al taglio dei segmenti, aiutandoci con un disegno per ottenere la lunghezza esatta dei tagli. Intanto anche i quattro Phoenix sono pronti. Dopo un'ultima rettifica alla calibratrice, tutto il materiale è pronto per l'incollaggio. Con questo semplice jig sarà agevole tagliare i segmenti per i piccoli triangoli. Quando si fa il taglio occorre tenere il segmento con un morsetto, che qui è rimosso per ragioni fotografiche. Incolliamo i triangoli ai segmenti e quindi passiamo ad una nuova operazione di calibratura. Passiamo ora a sagomare i quattro surfboard che verranno inseriti nell'anello centrale. Il jig che vedete, tenendo il segmento inclinato al giusto angolo, consente di ricavare l'alloggiamento per il surfboard. Con la nastro si rimuove la maggior parte del legno. Poi si finisce con piccole raspe. Quarti di cerchio, semicerchi e anelli incollati. Prepariamo la presa mandrino per il piede, segnando prima con la punta sinistra di un compasso, poi utilizzando un troncatore. Una sgorbia
da 12 mm e infine terminando con un assorbia profilare. E la presa mandrino è finita. Montiamo il primo anello sulle spalle delle griffe del mandrino, senza forzare, per calibrare il piano. Facciamo tagli delicati con una sgorbia da scavo di 13 mm. Quindi controlliamo che sia a livello. E levighiamo con carta abrasiva incollata su una tavoletta. Con un raschio facciamo una mortasa che si incasterà nel piede. Nel piede invece, in corrispondenza, tagliamo un tenone che servirà a tenere l'anello centrato in fase di incollaggio. Supportiamo l'incollaggio con una serie di morsetti. Continuiamo a calibrare gli anelli montandoli su un jam chuck, questa volta sulla spalla indicata dalla freccia rossa. Gli anelli più grandi vengono fissati con colla a caldo per maggiore sicurezza. Ogni anello va calibrato, controllato nella planarità e nello spessore e quindi levigato. Per gli anelli più piccoli occorre ridurre adeguatamente con un troncatore la presa del jam chuck. La luce che filtra tra il legno e il righello è un buon controllo per la planarità dell'anello. Ecco gli anelli montati a secco e pronti per l'incollaggio. Intanto la colla del primo anello si è asciugata. Controlliamo la mortasa del secondo anello e segniamo il tenone sul primo. Basta un solo millimetro per il tenone, sufficiente per centrare il secondo anello. Antonio ha scelto di incollare gli anelli a un terzo della lunghezza del segmento, anziché alla metà, cioè sul segno di matita. Quindi basta solo allineare lo spigolo dei segmenti col segno di matita e pressare con la contropunta. Intanto incominciamo ad incollare l'anello del labbro. Questa sgorbia da scavo di 10 mm con il lato affilato ci aiuterà a scavare l'interno. Un'ultima passata con un raschio. Pronti per il terzo anello. Notate il tenone già pronto. Mentre il terzo anello pressato dalla contropunta si asciuga, guadagniamo tempo calibrando l'anello del labbro sull'alto torchio. Qui vedete la parte superiore con il labbro incollato al tredicesimo anello.
Intanto continuiamo a scavare e a incollare gli anelli della parte inferiore. Il dodicesimo anello è incollato e tenuto dai morsetti. E così pure il numero 11. Mentre qui, sull'altro lato, vedete il numero 7. Bloccando il labbro tra le ganasce in espansione, scaviamo l'interno con tagli delicati, perché non forziamo troppo le ganasce per non rovinare l'anello. Con un supporto di multistrato e con un tondino di legno premuto dalla contropunta lavoriamo più sicuri, anche se con un po' di difficoltà. Ecco il particolare del tondino e del supporto. Notate come si presenta la vena del frassino in entrata e in uscita all'incontro dei due segmenti. Saranno necessari tagli delicati, tipo shell scraper. L'anello numero 10 incollato è finito, pronto per il collegamento dei due pezzi dell'urna. Con un raschio finiamo l'interno. La sezione alta è finita con la mortasa già pronta per l'incollaggio. Ora finiamo con il raschio la sezione inferiore. Ecco le due parti terminate con tenone e mortasa pronte per essere incollate. Ecco un dettaglio della mortasa e del tenone tra le due parti. Prima dell'incollaggio finale, Antonio finisce il labbro, ma per fare ciò monta su un jam chuck la parte superiore, assicurandola con colla a caldo. Ora è possibile finire il labbro con una sgordia a dettaglio. Si continua poi con un raschio a punta rotonda. E si leviga con carta abrasiva di 240 gradi. La base è finita e pronta per l'incollaggio. Notate il riferimento indicato dalla freccia. Carteggiamo a mano, seguendo la vena, con carta 240 grit. Una mano di turapori e un'ultima levigata con carta 400 grit. Ora una bella passata di gomma lacca. Giriamo l'urna e la montiamo su un jam chuck per rimuovere la presa mandrino. Tagliamo con un troncatore sottile, lasciando un minimo di 10 mm di legno. Ci resta solo il coperchio ora.
Prepariamo l'interno e lasciamo una presa di 2 mm. Passiamo ora a finire l'esterno. Eccolo, è completo. Le misure sono 290x200 mm, 386 segmenti, spessore delle pareti 7 mm.